Siamo qui, continua a piovere, le prospettive non sono buone, però insomma un ringraziamento intanto per questa prima giornata sott'acqua a Vigili del Fuoco, ma a Protezione Civile, al mio assessore Bregolin che è sempre presente e che quindi ha dato una mano a tutti quelli che si sono prodigati. Dopodiché abbiamo avuto fortuna che abbiamo fatto un lavoro importante sotto il ponte di Viale Kennedy e quindi ci siamo evitati veramente questa volta un grosso danno. Altri piccoli danni rientrati, ma non piccoli perché abbiamo delle cantine allagate, perché è fuoriuscito il Varcavello, il Pineta è fuoriuscito, non ha dato dei grossi danni, ma anche lì degli allagamenti e poi un po' da tutte le parti altri problemi che sono legati a muri franati e speriamo che non ne franino altri, ma comunque non è che ci siano delle belle prospettive. È un momento che bisogna, lo dico con tutta tranquillità, è un momento che bisogna resettare. Lo Stato in questo momento, lo Stato, la provincia, la regione, lo Stato stesso deve resettare, cancellare tutte le procedure che abbiamo avuto fino adesso e dare la possibilità ai sindaci di mettersi in condizione di non farsi, di non sentirsi male tutte le volte che arriva un'allerta. Noi avremmo potuto evitare altri due problemi se fossimo riusciti a pulire sia il Varcavello che il Pineta. Io ritengo che senza ombra di dubbio o si resetta o resetto io, perché io a questa maniera non ci vivo più e se per caso mi andrà di pulire dei fiumi e portare del materiale dove voglio, non me ne frega niente, lo faccio e da questo momento intanto vedo di chiedere l'autorizzazione, se non me la danno lo faccio lo stesso e poi pagherò per quello che ho fatto, ma non devono pagare i miei cittadini.